Piazzale del Verano arriva uno spazio chiamato Groove Park, ci sarà musica, arte, artigianato e quant'altro, e ne parliamo dando il benvenuto a due tra gli organizzatori, innanzitutto Davide Dose, che ringraziamo per essere ciao, con noi. Ciao Davide, ciao, buon pomeriggio. Grazie a voi. E Michele Macchione. Ciao, ciao, buonasera Fabio. Buonasera. Allora Davide, iniziamo così raccontando in breve ai nostri ascoltatori cos'è il Groove Park. In realtà quello spazio, il Piazzale del Verano, è uno spazio che già da qualche anno anima un po' il quartiere San Lorenzo. All'interno del Groove Park chi verrà quest'estate lì a Piazzale del Verano cosa troverà? Allora, innanzitutto il Groove Park è uno spazio polivalente, nel senso che abbiamo sicuramente una spina dorsale che è rappresentata da manifestazioni musicali in tutte le sue tutte le loro forme, quindi concerti tutte le sere di vario genere e varia natura. Oltre a questo però ci sono vari spazi dedicati all'artigianato, allo shopping, insomma, quindi stand e varie cose, e un punto ristoro dove si può mangiare, bere e quant'altro. Ci saranno quindi tanti appuntamenti, alcuni dedicati ad esempio soprattutto nei primi giorni del mese di agosto a un festival legato alla birra. Alla birra, esatto, in questi giorni partirà. Ci sarà poi il concerto domani dei sei ottavi. Ci saranno i sei ottavi per la seconda uscita, già abbiamo avuto una data di questa cover band di Rino Gaetano, che è stata una bellissima uscita, una bella serata, tanta gente, ci siamo divertiti. Loro poi al verano danno, insomma, sono, mi piace dire, sono vicini a Rino, perché riposa lì vicino, esatto, quindi. Allora, dicevamo di questo spazio, soprattutto l'elemento centrale è la musica dal vivo. Chiedo a Davide un po' che tipo di scelta è stata fatta per mettere in piedi poi quello che è il cartellone, che in realtà, lo diciamo, ancora deve essere poi finito di costruire, sì, in buona tutto, parte. Tutto in fieri, insomma, esatto, giustamente stiamo costruendo insieme anche al pubblico, insomma, in questi giorni tutto il calendario, 3 mesi, quindi una rassegna importante. E San Lorenzo è un luogo di musica, un luogo di cultura, un luogo di iniziative, quindi abbiamo voluto in qualche maniera dare spazio a tutte le varie realtà, a tutti i vari generi che attraversano San Lorenzo e attraversano Roma. Quindi Groove Park è una vetrina per un sacco di musica emergente. Abbiamo fatto delle cose da rock and roll allo swing, abbiamo avuto, non so, i Vazzanicchi, la famosa rock and roll band romana, The Club Swing Band, abbiamo avuto anche un sacco di cantautori, c'è stato Filippo Gatti, ci sono stati Marco Guazzone, Agnese Valle, una serie di nomi interessanti del panorama emergente ma anche più affermato. Per agosto, come hai detto tu, un sacco di nuove sorprese, quindi veniteci a trovare, per chi rimane a Roma ancora uno spazio dove poter ascoltare buona musica di vario genere, di vario tipo, come abbiamo detto, abbiamo cercato di dare spazio un po' a tutto, in un'ottica un po' inclusiva. Un po' a tutti i gusti, ecco. Un po' a tutti i gusti, sì, in qualche maniera, senza ghettizzarci, senza fare una scelta radicale, ma dare spazio a tutti gli ascolti, a tutte le orecchie, sempre con una grande attenzione alla qualità e alla buona musica. Roma ne ha tanta da offrire. C'è un elemento tra l'altro importante, che è quello legato alla gratuità dello spazio, no? Esattamente, ogni evento è completamente gratuito e non c'è mai una sottoscrizione per l'ingresso e niente, quindi tutti i concerti, tutte quante le manifestazioni sono libere, si può entrare e usufruire di quello, insomma, che offriamo ogni sera, assolutamente tutte le sere da qui fino a settembre. In questi primi giorni di apertura com'è stata innanzitutto la risposta del pubblico, che in questi anni era abituato ad avere quello spazio come luogo di ritrovo? Poi in realtà quest'anno c'è stato quasi il rischio che saltasse, invece il Groove Park in qualche modo esattamente è tornato, la risposta è stata molto buona, nonostante, come dicevi, insomma, è nato tutto abbastanza in fretta, perché la certezza poi di iniziare la manifestazione si è avuta relativamente poco prima di iniziare, e la risposta è stata molto buona, e quest'anno lo spazio è molto intimo, un pochino più ristretto rispetto a quello che si era abituati a vedere negli anni passati, ma dà un effetto molto di raccoglimento, molto intimo, insomma, con la musica, con i concerti ci si sente molto in un ambiente caldo, quindi sicuramente la risposta è stata molto, molto buona, e ci aspettiamo di continuare così anche, esatto, ad agosto. Allora chiedo a Davide, chi sono gli Statali 66? Sì, allora, ecco, gli Statali 66 sono una delle band che avremo ospiti al Groove Park a settembre. Gli Statali 66 sono una band che principalmente si ispira alla musica vintage anni 50, 60, il surf, i Beach Boys, eccetera. Da un po' di anni sono un punto di riferimento a Roma per questo tipo di musica, collaborano spesso con Greg, Claudio Gregori di Lillo e Greg, che li produce anche. Hanno avuto una bellissima, diciamo, novità, nel senso che sono la band ospite del programma Rai 2 Stracult, il famoso programma di Marco Giusti con G-Max, con Nino Frassica, con un sacco di ospiti interessanti. L'hanno scovati, non so, probabilmente in qualche serata romana, loro suonano spesso, e detto venite a fare la band ospite qui al programma, e risuonano dal vivo un sacco delle colonne sonore di cui Stracult parla, appunto, essendo un programma dedicato al cinema. È una band veramente molto interessante, e noi siamo riusciti, diciamo, a convincerli. A settembre, credo il 12, faranno una grande serata, appunto, a tema Flavor Power, a tema anni 60, proprio lì al Groove Park.
Adesso chiediamo se, come l'avete convinti. Abbiamo in collegamento telefonico con noi Alessandro. Alessandro degli Statali 66. Come siete stati convinti ad andare a suonare al Groove Park? Sembrava una cosa molto interessante, movimentata, ecco. Io pensavo lo facciate per soldi, invece non è così. Facciamo tutto per soldi, insomma, ci mettiamo anche il divertimento. Allora, ecco, Davide ha un po' raccontato, devo dire in maniera molto dettagliata, un po' quello che rappresentate da un punto di vista musicale, un concerto degli Statali 66. Che concerto è? Che concerto sarà, soprattutto quello che farete al Groove Park? A Groove Park sicuramente ci sarà qualcosa di appunto del programma che stiamo facendo, siccome siamo in procinto di registrare anche un disco dove facciamo una bella dedica a tutti questi compositori italiani anni 70, un po' meno conosciuti ma molto importanti del campo cinematografico. Faremo questo disco, insomma, per fare qualche nome, per intenderci, che ne so, Fabio Frizzi, grande compositore di Febbre da Cavallo, Fantozzi, oppure i Fratelli De Angelis, che sono gli Oliver Onions come gruppo, che hanno fatto dei pezzi storici tipo Dumbaghi del film di Bud Spencer e Terence Hill. Insomma, hanno fatto delle cose molto molto ricercate, molto rock per gli anni 70, e quindi noi facciamo questo disco come dedica a questi grandi compositori, e magari possiamo cominciare a proporlo nei live. Ecco, quello è uno degli appuntamenti dove pensavamo di inserirle. Come Statale 66 fate anche pezzi vostri, vi cimentate anche nella scrittura? Sì, come no, certo, abbiamo il primo disco, è stato prodotto da Greg, e diciamo che ha dei sapori molto anni 60, molto vintage, ma con dei testi attuali, diciamo, che parlano di quello che siamo noi in questo momento, anche abbastanza romani. E ovviamente il primo disco è stato registrato in digitale, quindi c'è una specie di unione di generi e di sensazioni, ecco. Interrompo Alessandro per dire, dico spesso gli Statali, insomma, portano la California a Garbatella, insomma, riescono a creare questa unione. Se tra... ci fosse il mare a esatto, Garbatella, esatto. In realtà nel progetto iniziale effettivamente il mare doveva esserci, insomma, Garbatella nasceva come al solito in Italia, proprio come porto con il Tevere, insomma, un progetto vero e proprio, quindi si sarebbe potuto surfare, diciamo, lì alla Garbatella in qualche modo. E i prossimi appuntamenti invece di Statale 66 che state sarà? Guarda, tutta l'estate siamo in giro per i litorali, Anzio, Nettuno, insomma, si possono vedere diversi concerti. Dove il mare c'è davvero, ecco. Sì, beh, questa è la cosa bella, che secondo noi la musica californiana piace molto agli italiani, perché alla fine come temperature, come stile di vita si assomiglia molto, no? Ci siamo. Certo. Allora, grazie Alessandro. Appuntamento 12 agosto con il 12 settembre, scusami, con il concerto di Statale 66. Abbiamo detto in largo anticipo, magari ci sarà modo anche di tornare a ricordarlo. Grazie ancora e buona estate. Ok, grazie a te. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao. Dicevamo, rimarrà aperto il Groove Park fino al 28 settembre, con appuntamenti ricorrenti tutti quanti i giorni, e niente. Per quello che riguarda poi alcuni appuntamenti prossimi, venturi, diciamo, ecco, quelli della prossima settimana, che cosa sarà tutto molto concentrato sul Festival della Birra, quello sarà forse... Sì, fino a lunedì c'è appunto il Festival della Birra, poi ritorniamo mercoledì con i 6 ottavi, durante il Festival della Birra ci saranno dei concerti, cioè qui si fa la storia, la cover band di Vasco Rossi, sabato, e mercoledì avremo i 6 ottavi di nuovo, come dicevamo, e poi inizierà la Festa del Vino con sempre musica tutte quante le sere, ci saranno DJ set, quindi anche possibilità di ballare, di passare anche la parte finale della serata divertendosi, facendo 4 salti, e avanti così fino a settembre. Possiamo ricordare se c'è un sito internet o una pagina Facebook dove magari, visto che il calendario pagina Facebook, mettete like su Groove Park, appunto, così come il nome del parco, e lì c'è tutto il programma, tutta la programmazione. Il nome com'è nato? Perché Groove Park? Perché essendo insomma tutto incentrato sulla musica, abbiamo cercato di rendere con il nome qualcosa che desse appunto
la voglia di ritmo che avevamo nel concepire la situazione, è uscito fuori questo Group Park. Domenica 31 agosto, a chiudere il mese di agosto, ci saranno i Public Radar. Anche in questo caso Public Radar romana. Il 31 agosto, esattamente. E un altro bel appuntamento dove, insomma, seguito anche in questo caso da un DJ set, quindi musica dalle 8 di sera in poi fino a tarda notte. E via. Ricordiamo, fino alle 2 di notte, si parte già dalle 18. Dalle 18 c'è l'aperitivo. C'è l'aperitivo, sì. C'è lo spazio ristoro, quindi si può cenare. C'è ingresso gratuito. Spazio giochi, dove si può fare una partita a ping pong, a biliardino, divertirsi un pochino già dal pomeriggio. Quindi, insomma, è tutto attivo dalle 18. E l'ingresso è sempre gratuito. Di più non si può avere. Grazie ancora a Davide e Michele per essere grazie, stati con noi. Grazie a voi. Ci vediamo al Group Park, che ricordiamo si trova in Piazzale del Verano. E a presto.